molto a Guglielmo Picchi, ovviamente anche da parte mia il ringraziamento al gruppo parlamentare della Lega che ospita in questa sala della Camera dei Deputati questo convegno del Centro Studi Machiavelli. Ormai sono 5 anni che il Centro Studi Machiavelli è attivo, abbiamo prodotto decine di convegni e di pubblicazioni. L'abbiamo fatto sulla base di un orientamento culturale e valoriale aperto, dichiarato, ben preciso, ovviamente un orientamento che caratterizza il Centro Studi Machiavelli, ma non impegna i relatori di oggi, molti dei quali sono dei tecnici che potranno condividere o meno questo orientamento politico. Malgrado questo orientamento, fosse proprio in virtù di esso che tutta la nostra attività è stata orientata alla logica di coadiuvare i politici, coadiuvare i governanti, essere il più possibile di aiuto a chi governa questo paese nell'ottica ovviamente dell'interesse nazionale e dell'interesse del suo popolo. Arrivati ormai alla soglia di 100 convegni circa organizzati, molti di più in realtà se includessimo anche quelli fatti online, abbiamo deciso di fare un passo ulteriore, un altro passo avanti, e quindi proporre questo nuovo formato di convegni più ampi, convegni annuali, da ripetere ogni 12 mesi, tematici, partiremo dalla difesa come sapete, in cui radunare esperti, addetti ai lavori, politici, figure istituzionali per fare il punto, fare una messa a punto su quel tema e contribuire, influire in maniera incisiva sul dibattito in corso. Inauguriamo questo nuovo formato con il convegno Machiavelli sulla difesa, prima edizione, che avrà come linea, come filo conduttore la questione dell'aumento progettato, prospettato delle spese militari, un aumento che è avvenuto, diciamo innanzitutto che le forze armate stanno affrontando una fase epocale di riforma molto profonda, se consideriamo tutti gli ultimi lustri, al di là di questo ultimo avvicinarsi a quella fatidica soglia del 2% del PIL. Possiamo citare la professionalizzazione delle forze armate, la riduzione degli organici, l'ammodernamento degli strumenti, quindi siamo in un momento di profonda revisione di quello che è lo strumento militare dell'Italia. Come Centro Studi Machiavelli, l'idea di aumentare i fondi a disposizione e in generale di procedere verso il rafforzamento della nostra difesa è un qualcosa che ci ha trovato sempre d'accordo già da molto prima che si materializzasse il conflitto russo-ucraino, perché pensiamo che l'Italia, per essere protagonista nella politica internazionale, non possa prescindere da uno strumento militare efficace, credibile e soprattutto sostenuto moralmente dal suo popolo, dalla sua popolazione. Una grossa fetta della nostra società negli ultimi decenni ha coltivato in maniera anche generosa, ma direi utopistica, una visione da fine della storia, da pace eterna, non necessità di avere una difesa, una dimensione armata anche nel nostro paese. Credo che ormai questa visione, malgrado ancora molto popolare, di fronte alla realtà fattuale che va dall'11 settembre fino all'invasione russa dell'Ucraina, passando per le guerre in Iraq, in Afghanistan, per il terrorismo islamico, gli attentati in Europa e tanti altri episodi che hanno caratterizzato quest'ultimo ventennio abbondante, questa visione sia stata ormai demolita dalla realtà storica. Ma è stato proprio per questo che abbiamo voluto dare come filo conduttore del primo panel, come tema del primo panel, lo strumento militare per l'Italia, quindi discutere, capire e suggerire come esso debba essere inserito all'interno della strategia, della grande strategia italiana e della sua politica internazionale.